Allora Luca, facci vedere come funziona qua. Allora, innanzitutto, per non usare la molla in questi casi, basta individuare, guardando attentamente, qual è il filo che va al Al centro. centro. Io muovo, vedo che quello mi Perfetto. risulta il filo che devo sfidare, Ti attacchi. accoppio scalando i fili in questo modo, in modo tale che non facciano freno. Tiro bene il nastro in punta e indietro, in modo tale che non ci sia il filo che mi faccia da ancora. Perfetto. Una volta Accorci gli altri fatto dentro. questo lavoro, uno a uno gli altri li taglio Così accorciandoli. non fanno spessore dentro il tubo. Tac. Vai, prova a tirare. Vai pure. Mentre tiro, tu li accompagni. Vai. E vengono facile facile. Se c'è un po' di dritto, si può ricorrere al centro. Vai che manca poco. Poi si fa un nodino, si isolano i fili, così non scivolano indietro. Poi, per Una volta fatto, evitare la giunta, si cosa facciamo? sfila un filo che dalla 503 va alla PT6 e ce l'ho qua. Si fa la lunghezza con i fili appena infilati. Quando si arriva a fine corsa, si allunga di un pelo e si taglia, in modo tale che si evita troppo spreco di filo. Mentre per quanto riguarda il ritorno, si accorcia qui che si fa o una deviata o un interruttore, in questo caso una deviata. Ok, è qua, cos'è che abbiamo? Qui abbiamo i due marroni per la deviata. La fase che serve come finale, Delle luci, la fase delle esatto, luci. E e il 2,5 per la presa. Questo 2,5 per le prese. tutto serve per fare le testate letto. Ovviamente si attaccano sempre in modo scalato, in modo Perché che, abbiamo un tubo piccolo avendo un che... tubo piccolo, lo spazio non è uno dei migliori, bisogna pettinarli sempre bene i fili, cercare che non si aggrovagliano tra di loro. In questo caso mettendoli scalati è l'unico modo. Dopodiché, stesso discorso di prima. Si individua il filo che va alla testata, trovato, e si fa un bel attacco con il nastro. Quasi pronto Pronto. a tirare, dice il tuo collega, tira, Tira lui e tira parte. forte. Ok, sono quasi uscito. Vai. Sono usciti. Perfetto. Li mando lunghi fin là, diretti, così non li interrompiamo. Quindi da qua, per far cosa di qua? Per farli invertita. Come fare l'invertita? Che sarebbe l'invertita? Un'accensione che va sempre tra due punti di piazza. Ok, proviamo a mandarlo avanti, vediamo se bastano. Altro metodo più veloce, se si vuole preferire risparmiare nastro. Spelatura del filo, rame, si spela il filo, si attorcigli insieme
notare che sia ben tirato. Come di consiglio si tagliano a filo questi, che sono importantissimi. E se no si fa fatica a tirare. E il collega tira. Vai! Buona! Si accoppiano la deviata insieme. Quindi i due marroni sono arrivati qua con la fase diretta. Nastrino. Nastrino. E la presa. Con una linea del 2,5, perché vengono separati in quadro. Linea luce e linea prese. Tanto. E per non averli troppo lunghi. Uno e uno. Deviatore e presa. Dall'altra parte? Di qua invece, innanzitutto, si possono un po' tirare indietro se sono troppo lunghi. Si vado. Si vai. Una. Quindi abbiamo questo che è? L'invertito. Un invertitore. Che arriva da là con la fase, arriva qui. Questo è importante segnare le coppie. Quelli che arrivano devono, di solito cambiamo colore, ma in questo caso non abbiamo fatto perché è un passaggio corto da lì a lì. Si accoppiano le coppie e poi si mettono insieme. E questa è un'invertita. Più la presa. Stessa cosa di prima. Presa. Accorciamo un po' i fili. Va bene. Sempre più di quattro dita è l'ideale. E la testa a letto è pronta. E l'ultima. Qui stesso lavoro di prima, si prende la lunghezza delle lampade infilate prima che vanno nella PT6 si fa taglia la misura. La presa, si prende prima una presa, si prende la misura di prima. Per portarli tutte in derivazione, per non fare le giunte di tutti i ritorni delle luci dentro la 503. I marroni si interrompono qui e si attaccano al ritorno del centro della stanza, che era di colore grigio. Grigio. E questa è la fine della nostra deviata. Okay. Per riassumere il lavoro che abbiamo svolto, in sostanza abbiamo fatto la lunghezza di ogni centro del corridoio e della stanza da letto in corrispondenza della PT6, in modo tale che si evitino raggruppamenti di giunte dentro a 503, in modo che il frutto ci sta alla perfezione. Adesso noi raggruppiamo tutti i fili che abbiamo fatto la misura e, come di consuetudine, si mettono in modo scalati tra di loro, possibilmente i 2,5 sempre indietro, e aggiungo un grigio che il grigio è il grigio del corridoio, che il corridoio facciamo a pulsanti. Invece il ritorno del corridoio, perché facciamo il relè, lo portiamo direttamente in derivazione, che è il marrone, questo qua piccolino, esatto, che va diretto. Quindi abbiamo linea 2,5, che sono prese. Le prese che passavano da questa cassettina perché non arrivavano nella PT6. Neutro 1,5. Neutro per 2, perché abbiamo uno del corridoio, che è questo qua, e una stanza, come due giallo-verdi 1,5, che sono sempre corridoio della stanza.
E in più c'è il grigio che è per il pulsante, ritorno pulsanti, che va insieme alla fase dopo. Allora, raggruppiamo intanto. Ok. Sempre, lui mentre manda, io tiro in contemporanea. Se io mi fermo. Tac, io non ce la faccio più. Ok, vai. Potete vedere, i fili adesso sono tutti dentro un tubo e qui non hai problemi con le giunte. Di mettere anche i frutti. Esatto. Cos'è che abbiamo? Abbiamo detto che questo era deviatore della stanza, cameretta, e questo qui era il pulsante. Il pulsante ha sempre bisogno, sempre della fase. Quindi la fase della stanza la coppiamo insieme al pulsante e all'altra fase che ho portato nella derivazione. Si prendono la coppia del 2,5 che, se guardate bene, è diversa dall'1,5, è molto più piccola la dimensione, e si fa un nodo. Quindi tutte le prese arriveranno qua e da qua andranno al quadro con un loro salvavita. Poi le luci le portiamo tutte. Se stessa cosa. Qua. Qua. E questi qua cos'erano? Questi qui, come dicevo prima, il pulsante. Il ritorno dei pulsanti. Va tutto in questa derivazione, si giunta. Che poi faremo il relè qua. Che poi a sua volta vi faremo vedere come si farà il relè. E gli facciamo un nodo anche a questo, da solo. Stessa cosa il marrone, perché è molto importante che questi due siano insieme. Esatto. Questo è il ritorno della luce, infatti se andiamo a controllare la luce era di color marrone, e questo sarà il ritorno dei pulsanti, che poi prepariamo il relè. Adesso, cosa importante, dividere le coppie, ovvero il 2,5 con l'1,5, devono essere divisi. Perché se notate, la grandezza è diversa, questo è più spesso di questa. Io gli faccio sempre un bel nodo, in modo tale che ogni presa che porto qui, la giunta insieme a questa. E poi vanno sotto al quadro, sotto un loro differenziale. Esattamente. Così separiamo l'impianto. Poi abbiamo le luci con l'1,5, le portiamo tutte qua e le separiamo poi sul quadro con un loro differenziale. Poi abbiamo questi due rimasti che sono il relè, perché il corridoio qua lo stiamo facendo col relè. Esatto. Abbiamo il marrone che è il ritorno del corridoio e il grigio che è il ritorno pulsanti. Che la cosa fondamentale di questi è che devono per forza stare insieme, perché altrimenti il relè non potrà mai funzionare senza il ritorno pulsante e il ritorno luce. E il relè lo mettiamo qua in derivazione, che ha un po' di spazio. Partendo dalla testata del letto, abbiamo detto deviata, il deviatore e la presa. E la presa. Per velocizzare il lavoro, io consiglio sempre, una volta infilati, di spelarli già, lasciarli così pronti, che quando si arriva a fruttare sono già pronti. Si fa subito. Immediato. Poi di quest'altra parte abbiamo l'invertita e la presa. Poi qua alla fine, all'ingresso della camera, abbiamo deviata, il deviatore che comanda la stanza, che l'accendo da questo punto, da quel punto là e da quel punto là, e il corridoio che è il pulsante. Perfetto.